Mamma Natuzza Evolo. Ecco come è l'aldilà. Ho parlato con molte anime di morti all'inferno, purgatorio e paradiso. Natuzza ci invita ad avere un profondo senso del peccato, poiché le anime purganti sono numerosissime. La misericordia di Dio le salva il più possibile, ma occorre comprendere il senso del peccato e chiedere perdono a Dio affinché le pene di un eventuale purgatorio siano più brevi e lievi. Per questo serve moltiplicare i cenacoli di preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'inferno è un luogo terribile da cui non c'è scampo. L'anima che dopo la vita terrena va all'inferno per troppi peccati commessi, per cui non si è pentito prima della sua morte, non può essere salvata e non può attraversare il purgatorio o il paradiso. La sua anima rimane tra le fiamme e le pene dell'inferno e soltanto Dio, Gesù o la Madonna possono decidere affinché essa possa salire di grado. Se taluni pensano però che il purgatorio sia un luogo di pace, si sbagliano. Le anime espiano le loro pene negli stessi luoghi sulla terra dove hanno vissuto. Anche nel purgatorio si vive spesso nelle fiamme e le pene sono sempre commisurate ai peccati fatti in terra. Beati coloro che hanno sofferto tanto durante la loro vita, poiché avranno ridotto il loro eventuale tempo di permanenza nel purgatorio. A differenza dell'inferno, le anime che sono nel purgatorio, nonostante immerse nelle fiamme del dolore, possono essere suffragate da noi uomini sulla terra attraverso l'uso della preghiera, ma non dalle anime dei defunti, neanche da quelle del paradiso. Sappiate che durante la celebrazione delle numerose messe in terra, molte anime affollano questi luoghi di culto divino affinché le loro pene possano essere accorciate e così il tempo di permanenza nel purgatorio. Le pene del purgatorio, a differenza di quelle dell'inferno, sono ben accettate poiché le anime sanno che prima o poi potranno vedere il prato verde, cioè l'anticamera del paradiso. Riguardo queste anime, sappiate che molte di loro sono sempre in bilico e non sanno se effettivamente prima o poi entreranno nel prato verde oppure no. Spesso queste anime sono sull'orlo di un precipizio, da dove da una parte c'è il buio, dall'altra il mare e da un'altra ancora il fuoco. Le anime del paradiso sono ben distinguibili da tutte le altre perché sono sollevate da terra ed esse possono vedere la luce divina, sentirsi beate per l'eternità e hanno la concessione da parte del Signore di andare a far visita ogni tanto ai loro parenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.